Oggi ho realizzato per voi questi speciali fagottini ripieni di mele. Sono fatti con una pasta sfoglia veloce, ovvero una pasta sfoglia molto rapida che non prevede tutti i passaggi della sfoglia classica, ma che a questa non ha nulla da invidiare. E vi illustro nel video il procedimento per la realizzazione della pasta sfoglia e del ripieno. E adesso vi elenco brevemente gli ingredienti. Per prepararli abbiamo bisogno di due mele grandi, di due cucchiai di zucchero di canna, del succo di un limone e di cannella, quanto basta a vostro piacere. Poi abbiamo bisogno per preparare la pasta sfoglia di 250 g di farina 00, di 250 g di burro congelato, di 90 g di acqua freddissima e di mezzo cucchiaino di sale. Guardate quali sono i procedimenti, prima per il ripieno e successivamente per la pasta. Per la preparazione dei nostri fagottini alle mele abbiamo bisogno di una prima preparazione. Dobbiamo mettere infatti a congelare 250 g di burro e dobbiamo mettere in frigo 90 g di acqua che dovrà essere molto molto fredda. Poi andiamo a sbucciare due mele belle grandi, a spremere il succo di un limone e a prendere dello zucchero di canna. Quindi abbiamo preparato tutti i nostri ingredienti, messo a congelare il burro, messa nel frigo l'acqua, abbiamo tagliato la mela in piccoli cubetti, spremuto il limone, preparato due cucchiai di zucchero di canna e preso la cannella. Andiamo a mettere tutto all'interno del nostro boccale. Abbiamo messo tutto e spolverizzato con la cannella, adesso andiamo ad impostare il robot. Ed imposteremo 10 minuti, velocità 1, 90 gradi e diamo il via. Le nostre mele sono pronte, adesso andiamo a metterle in una ciotola per farle freddare, andiamo a lavare il boccale perché ci servirà per la preparazione della pasta. Quindi sono pronta alla preparazione della pasta. Ho preso 250 g di farina 00, ho tirato fuori il burro dal congelatore e l'ho fatto in pezzettini piccoli, ho tirato fuori anche l'acqua dal frigo, ne ho presi 90 g e ho preso del sale. Adesso andiamo a mettere tutto insieme nel boccale. È tutto nel boccale, adesso procedo con le impostazioni del robot. Per cui vado ad impostare 15 secondi a velocità 6 e do il via. Il pasto si presenta in questa maniera. Adesso lo vado a mettere su un piano di lavoro per compattarlo e per fare le pieghe. Prendiamo un piano da lavoro, mettiamo poca farina sul piano e andiamo a rovesciare il nostro impasto. Impasto che non è compattato ancora. Lo lavoro con le mani per renderlo compatto. Se necessario metto altra farina. Adesso lo vado a stendere e vado a fare le pieghe. Posso decidere di stenderlo o con un mattarello o con le mani. Io preferisco fare con le mani perché farò delle pieghe abbastanza rozze, diciamo, chiamiamole così. Quindi stendo il panetto, piego una prima parte verso l'interno e una seconda parte verso l'interno. Sigillo, dopodiché giro il panetto in questa maniera, stendo ancora e porto questa parte di nuovo verso l'interno e questa di nuovo verso l'interno. Dopodiché metto un po' di farina
Giro ancora il panetto e faccio per l'ultima volta la stessa cosa. Ho un panetto di questo tipo, quindi rettangolare, che vado a coprire con pellicola e che posso riposare in frigo per un'ora. Dopodiché vi faccio vedere la stesura e la formatura dei nostri sarcottini. Ho tolto la pasta dal frigo. Adesso vado a togliere anche la pellicola. La divido in due parti e vado piano piano a stendere la prima parte. Diciamo che dobbiamo fare una striscia in questa maniera. È ancora un po' dura. Deve essere una striscia abbastanza sottile, diciamo di 1-2 mm di spessore, quindi secondo me noi ci siamo quasi. Ora da questa striscia tagliamo una serie di rettangoli. Allora, abbiamo i rettangoli pronti, adesso io do ancora una passata con il mattarello, usate la farina perché sono più appiccicosi e lo allungo ancora un po'. Dopodiché vado a mettere da una parte un po' del composto di mele che ho creato precedentemente. Nella parte che è rimasta libera, con un coltello affilato, vado a fare dei tagli. Dopodiché giro in questa maniera e sigillo il mio saccottino. Adesso li preparo tutti, poi vi do le indicazioni per la cottura. Ho preparato tutti i miei fagottini e per dare una forma più rifinita li ho ritagliati con un tarocco e adesso li vado a mettere in forno a 190-200 gradi a seconda della potenza del vostro forno per circa 15 minuti o comunque finché non vedete che la superficie è bella dorata. Ci vediamo dopo per il risultato finale. I nostri fagottini ripieni di mele sono pronti, li ho appena sfornati e sono veramente profumati e li ho fatti con le mele, ma voi potete anche rifarcirli con altre cose che vi piacciono, per esempio sono ottimi anche con la Nutella oppure con del cioccolato, volendo riciclare delle uova di Pasqua avanzate la ricetta viene perfetta. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video e soprattutto ad iscrivervi a questo canale In Cucina con Messier per restare aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. E in più, se volete, potete iscrivervi anche al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia per scambiare opinioni e ricette con gli altri utenti e seguirmi comunque sul sito www.messierricette.it. E buoni fagottini a tutti!